Il primo pensiero ad Angelo Grasso è arrivato direttamente dal capo della polizia Antonio Manganelli attraverso il questore di Avellino Sergio Bracco, il commissario Vito Cuccovillo e i suoi uomini. Una corona di alloro è stata deposta dinanzi alla sua tomba nel cimitero arianese. Manganelli, persona sensibilissima sin dal suo insediamento al Viminale, non ha fatto mai mancare il calore, l'affetto sincero e la vicinanza a questa sfortunata famiglia arianese. Sono trascorsi 25 anni da quando si è compiuto il sacrificio di Angelo, figlio di papà Michele e mamma Viola, famiglia umile di Rione Cardito che aveva solo deciso di servire lo Stato e voleva farlo nel migliore dei modi, anche fuori dal servizio. Era il 23 gennaio 1988 quando una mano assassina fece fuoco contro di lui, uccidendolo a Roma sull'Appia Antica sotto gli occhi della sua fidanzata durante una rapina compiuta ai suoi danni. Sono passati 25 anni, ma noi non dimentichiamo i nostri caduti e quindi il nostro ricordo va a lui e tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia. Tanti che come lui ogni giorno rischiano la vita sul campo. Beh, lui è uno che non si è voluto piegare ad un gesto vile, criminale, quindi ha reagito sicuramente condizionato dalla sua divisa, cioè dall'impegno che ha assunto indossando questa divisa. E mi pare ieri che è successo. Mi pare ieri ci manca tutto, ci manca Angelo, ci manca l'angelo della casa. È un ricordo che vive giorno per giorno. Manca da tempo qui ad Ariano? Ma ogni anno vengo tranquillamente, insomma, giusto per questa cerimonia e poi riparto. Era molto legato ad Angelo? Lavoravamo insieme, per cui era l'unica persona che viveva con me. Ariano non lo ha mai dimenticato. Alla cerimonia, oltre al questore, ha preso parte il parroco del piano di zona, quartiere in cui risiede la famiglia del poliziotto, don Alberto Lucarelli, l'assessore Raffaele Lipizzi in rappresentanza dell'amministrazione comunale e il presidente dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato Angelo Perrone. Ora il desiderio dei familiari, in modo particolare dei fratelli Ottone, Antonio e Gerardo e della sorella Anna Maria, è quello di vedere al più presto una strada intitolata ad Angelo nel piano di zona, quartiere di Cardito, che lo ha visto nascere. Devo dire che c'è una richiesta da parte dei familiari, quella di avere una strada intitolata ad Angelo. L'amministrazione sarà sicuramente propensa e si attiverà per realizzare questo sogno dei familiari.